Nel quarto mistero doloroso contempliamo il cammino di Gesù sul Calvario, carico della croce. Una volta Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, scrisse una verità immensa. Disse: tante persone vengono qui da me perché vorrebbero essere liberate dalla propria croce. Pochi mi domandano come portarla. Ma è esattamente questa la vera conversione che ci fa diventare cristiani. Non trovare un modo per liberarci delle nostre croci, ma avere il coraggio di dire a Gesù: insegnami a portarla questa croce, a caricarmene ogni mattina il peso e a saperla portare avanti, a smettere di domandarmi sempre perché, a tormentarmi perché a me, perché così, perché è successo, e imparare invece a domandare: come, Signore, come posso portare questa croce? Qual è la maniera migliore di portare questa croce? Una volta il Cardinal Comastri, quando era prelato di Loreto, raccontò che durante la processione del Corpus Domini, a un certo punto tutta la gente cominciò a distrarsi, non guardavano più il Santissimo e cominciavano ad allontanarsi dalla piazza, e lui non capiva il motivo. E concluse la processione eucaristica dando la benedizione e tornò in sacrestia e domandò ai frati che cosa fosse successo. E i frati dissero: Eccellenza, chiediamo scusa, ma è arrivato il gruppo della RAI che deve registrare Miss Italia. E sono arrivate tutte le ragazze di Miss Italia, allora la gente è andata a vedere. Allora il Cardinal Comastri disse a questo frate: esci fuori, vai al microfono e di fermatevi tutti perché il Cardinal Comastri deve presentarvi Miss Italia. Dice: ma eccellenza, andate. E il Cardinal Comastri uscì fuori e sentì questo frate che chiamava la gente e diceva: fermatevi, tornate in piazza perché Sua Eccellenza deve presentarvi Miss Italia. E tutti rimasero un po' senza parole. E quando il Cardinale arrivò lì, prese il microfono e disse: vi presento Miss Italia, e indicò una mamma che aveva in braccio due figli, tutte e due gravemente handicappati. Veniva dalla Calabria e ogni anno faceva un pellegrinaggio.